Ciao a tutti e benvenuti nel terzo video dedicato all'analisi di Ensitor. Oggi entreremo nel cuore dell'analisi. Infatti questo sarà un video molto tecnico nel quale studieremo il disassemblato, aiutandoci anche con il decompilato, per capire le operazioni che effettua questo malware. Anche se cercherò di essere il più sintetico possibile, penso che dividerò questo video in più parti per renderlo fruibile più facilmente. Se non capite qualcosa subito, non disperate. È normale quando si fa questo tipo di analisi. Semplicemente mettete il video in pausa e riascoltate più volte la parte che non vi è chiara. Ovviamente potete sempre scrivermi le vostre domande nei commenti e cercherò di rispondervi il prima possibile. Iniziamo subito aprendo la nostra DLL impaccata in IDAFree. Clicchiamo OK. Confermiamo sempre con OK. Ok, dopo qualche secondo IDA ci darà il disassemblato. Ora, in questo momento noi siamo nell'entry point della DLL, però se vedete non compie nessuna operazione interessante, semplicemente sposta uno in AX e poi ritorna, fa un ret. Questo perché se vi ricordate, già nella prima puntata di questa serie di video, avevamo scoperto che in realtà Ensitor non usa questo entry point per avviarsi, ma in realtà se ci spostiamo sul tab Exports, vediamo che ci sono altri due entry point, che poi in realtà, altri due export, scusate, che poi in realtà puntano entrambi alla stessa funzione. Ensitor utilizza questo export, che inizia con EUAY per avviarsi. Infatti, basterà cliccare due volte per arrivare in questa parte di disassemblato, dove Ensitor inizia la vera e propria esecuzione. Ci rendiamo subito conto che viene fatto un compare tra questo valore e uno zero. Se non è uguale, salta a questo indirizzo e il programma, l'esecuzione di Ensitor uscirà. Altrimenti verrà fatta questa call e poi verrà settato lo stesso indirizzo del confronto, verrà settato con 1. Quindi già possiamo immaginare che questa funzione sia la main di Ensitor e la possiamo rinominare semplicemente premendo N sulla nostra tastiera e la chiameremo Ensitor main. Ok, adesso è stata rinominata e l'analisi partirà appunto proprio da questa funzione. Clicchiamo due volte per entrarci e arriviamo in questa funzione, con una funzione diciamo non grandissima però corposa. Allora, iniziamo subito l'analisi. Entriamo, allora, vediamo qui che ci sono un paio di move che spostano dei valori, questo numero in esadecimale, dentro questa variabile, che poi viene spostata in EAX, viene pushata sullo stack, quindi viene passata probabilmente come parametro a quest'altra funzione. Entriamo dentro questa funzione, vediamo che viene fatta una chiamata a getProcessHeap. Se la chiamata va a buon fine, se non va a buon fine, viene fatto un XOR per resettare il registro EAX, altrimenti viene chiamata una heapalloc, un'allocazione della heap, passandogli come quantità il parametro che era stato precedentemente pushato in EAX, quindi questa quantità di byte che abbiamo visto essere questo numerino qui in esadecimale. Quindi questa funzione non fa altro che allocare la heap, quindi la possiamo rinominare. Abbiamo visto questa è una heap alloc, poi la rinomineremo con premendo N alloc heap. Ecco qui. E già abbiamo visto che la stessa chiamata viene effettuata anche subito sotto e una terza volta ancora più sotto, passando sempre la stessa quantità, anzi no, una quantità diversa di byte da riservare. Ancora ovviamente non sappiamo come verranno utilizzate questi byte allocati, però vediamo che c'è un move di 1 su varc e viene subito dopo fatto un confronto tra appunto varc e 1 e se non è uguale salterà alla fine di Ensitor, altrimenti al return di questa funzione che poi porterà al termine dell'esecuzione di Ensitor, altrimenti arriveremo qui in questo blocco di codice. Attenzione perché questo GNZ, jump not zero, jump not equals, salta se non è uguale o salta se non è zero, in questo caso non salterà mai all'uscita perché abbiamo appena spostato 1 dentro varc, il confronto viene fatto tra varc e 1, quindi non sarà mai non uguale, sarà sempre uguale questo confronto e quindi non scatterà mai il salto se non è uguale. Quindi arriveremo a questo giro con questo percorso di esecuzione, arriveremo sempre a questa porzione di codice. Comunque, possiamo continuare l'analisi.
vediamo che vengono pushati alcuni registri sullo stack. Il primo è questo qui che contiene DX, che contiene questa variabile, ancora non sappiamo effettivamente bene cos'è. Poi viene pushato anche EAX, che contiene quest'altra variabile, ed infine viene pushato ECX, che contiene quest'altra variabile, questo buffer. Tra l'altro, questo buffer è il risultato del primo, se non ricordo male, sì, se non vedo male, sì, del primo if alloc, quindi contiene questa quantità di memoria che sta a richiesta. Comunque, possiamo entrare in questa chiamata per vedere cosa succede all'interno e vediamo che scendendo poco poco c'è questa stringa. Questa stringa ci aiuta tantissimo in questa fase di analisi statica perché ci permette di capire un po' quali sono queste variabili. Come facciamo a capirlo? Allora, innanzitutto vediamo che sotto c'è una usprintfa, che è una funzione che cambierà le wildcard in questa stringa, ovviamente in base alla tipologia, percentuale S stringa, percentuali 64, intera 64 bit e così via, le cambierà con i valori che vengono pushati sullo stack, li vengono passati come parametro. Se avete qualche dubbio, cercate la documentazione della usprintfa, ovviamente una funzione di libreria standard, la trovate documentata con una semplice ricerca su Google. Comunque, grazie a questa stringa che è stata lasciata dagli sviluppatori di Ansidor, poi vedremo a cosa serve, possiamo già identificare gran parte di queste variabili di questa funzione. Tra l'altro, possiamo anche a colpo d'occhio capire il perché c'è questo jump, no? Per capirlo bene, andiamo a vedere questa stringa come dato. Allora, vediamo che la prima è questa, quindi quella del blocco che stiamo analizzando, del blocco a sinistra, è questa qui, e quella del blocco a destra, quindi questa, di questo blocco qua a destra, è rispettivamente questa qui. Se vedete, sono quasi uguali, l'unica cosa che cambia è questo valore tra parentesi, x64 e x32, le differenze, queste due stringhe. Perché? Perché ora andremo a vedere nello specifico se il sistema rilevato sarà a 64 bit, questo GNZ non scatterà e quindi avremo questa stringa che ci porta alla stringa a 64 bit, cioè ci porta questo, verrà referenziato questo valore a 64 bit. Altrimenti, se il sistema è a 32 bit, questo jump GNZ scatterà. E verrà utilizzata quest'altra stringa che appunto contiene x32 alla sua fine come caratteri finali. Andiamo però adesso a vedere come effettivamente riesce a capire se il sistema è a 64 bit o a 32 bit e incominciamo a rinominare anche le varie variabili, scusate il gioco di parole, che stiamo analizzando appunto. Allora, partiamo dal GUID. Ricordatevi che i parametri vengono passati al contrario, quindi questo sarà il primo, sarà composto da queste due. Perché queste due? Perché essendo un intero a 64 bit, questo codice è compilato a 32 bit, viene diviso in due parti. Quindi possiamo già dire a colpo d'occhio che questa sarà la prima parte. Quindi la possiamo rinominare in quindi first part, e questa sarà la seconda parte del nostro GUID. Ora andremo a vedere anche come viene calcolato. Rinominiamolo in GUID second part. Ed ecco qui, già abbiamo identificato qual è la variabile che tiene il GUID. Ora, salendo subito sopra, c'è questa. La prima che ci viene più vicina è questa qua, la build. Quindi andiamo a vedere dove viene pushato sullo stack il parametro della build. Vediamo il push subito sopra, eccolo qua, questo push EAX. Quindi sappiamo che in EAX a questo punto ci sarà il riferimento alla build, però questo EAX è il risultato di questa funzione. Quindi già possiamo dire che questa funzione, la rinominiamo, calcolerà. La otterrà, anzi estrarrà la build utilizzata da Ansidor. Ora la rinominiamo in get build string. Ok, quindi sappiamo che a questo punto qui EAX conterrà il valore che poi verrà messo in subito dopo l'uguale di build in questa stringa.
Andiamo avanti, vediamo che c'è un parametro chiamato info. Subito dopo, vediamo quali sono i push. Ecco qui, c'è questo push CX, quindi questo qui sarà il contenuto di info. Lo possiamo rinominare, mettiamo info string. Ed ecco qui abbiamo anche valorizzato, sappiamo dove viene valorizzato il parametro info. Dopodiché vediamo che c'è un parametro ext. Andiamo a vedere qual è la push subito prima, questa qui. Quindi sappiamo che questa variabile verrà poi scritta in info. Rinominiamo anche questa, la chiamiamo info, anzi no, la chiamiamo scusate ext string. Ed ecco qui. A questo punto andiamo avanti, c'è ip. Vediamo qual è la push subito prima ed è questa. Quindi sappiamo che questo var 40 in realtà conterrà il parametro che poi valorizzerà questo IP. Quindi lo rinominiamo e metteremo IP address string. Ecco qui. Ora non si vede bene qui purtroppo, ma possiamo cliccare due volte. Ecco qui per verlo meglio. Dopo l'IP, dopo la string IP, c'è un type 1 che è già valorizzato, quindi non lo dobbiamo valorizzare noi, non verrà valorizzato con la logica del codice, però poi c'è un win uguale seguito da due interi. Ora, se noi vediamo, saliamo un po' più sopra, c'è come prima, forse come, esatto, come seconda chiamata di questa funzione, c'è una getVersion. La getVersion è un'API di Windows che ci permetterà di ottenere la versione del sistema operativo attualmente in uso. Il risultato di questa getVersion viene inserito automaticamente in EAX. E a sua volta EAX viene salvato in questa variabile, var8. Quindi la possiamo rinominare chiamandola getVersion result. Ora, non so se già l'avete notato, immagino di sì, io per rinominare le variabili, non le funzioni, le variabili, uso la snakecase. Voi ovviamente potete rinominarle utilizzando qualsiasi tipologia, diciamo, di convenzione di nomi di variabili preferite. Io uso questa, però voi sentitevi liberi di utilizzare quella che più vi aggrada. Facendo attenzione, per esempio, prendiamo la prima, questa qui. Viene spostata in EAX, viene fatto un end con questo valore esadecimale, allo scopo di mascherare parte ovviamente dei dati contenuti nel registro EAX. Poi vengono effettuate queste altre istruzioni e alla fine il contenuto di EDX viene salvato in var 10. Cosa succede? In realtà è molto semplice. Queste poche righe di istruzioni assembly, scusate, vengono utilizzate per prendere una parte, diciamo, del contenuto di questo registro, che ci servirà per ottenere in realtà il valore qui in AX. In realtà è la versione, diciamo, la major version del sistema operativo in uso. Quindi possiamo rinominarla con major OS version. Se non vi è del tutto chiaro, non vi preoccupate, cioè potete fare anche un esperimento direttamente voi con un vostro programmino, fatevi tornare la getVersion e vedete come modificandolo in questo modo otterrete la major, la versione, diciamo, non so come spiegarvi, la parte, non saprei come dire, la parte più significativa, mettiamola così, del sistema operativo. La stessa identica cosa viene fatta sempre con la seconda parte della variabile getResult, getVersionResult, viene fatto, diciamo, uno shift, un end per prendere la parte bassa, diciamo la parte minore, quella meno significante della build del nostro sistema operativo, e il risultato contenuto in EDX viene salvato nella variabile varc, che possiamo rinominare con minor OS version. Ecco qui. Come dicevo, se queste operazioni non vi sono chiarissime, in realtà non è nulla di complicato, sono degli end, dei move, che mascherano, diciamo, certe parti del risultato getVersionResult, che è la versione completa del nostro sistema operativo ottenuta tramite un API call alla getVersion, allo scopo di prendere la major e la minor della versione del nostro sistema operativo. Possiamo continuare l'analisi, vediamo che viene fatto un compare con 1 del valore di EAX in questa parte. Il valore di EAX, che ovviamente è stato spostato, dico compare con 1 perché viene spostato il valore di EAX nella variabile var20 e poi la variabile var20 viene confrontata con 1, comparata con 1. Però la variabile var20 è il risultato di questa call.
Se già vedete, appunto, questa è la variabile che decide se fa scattare il flusso in questa parte di codice o in questa parte di codice, sappiamo che la differenza alla fine è semplicemente la parte finale di questa stringa che è o x64 o x32. Già sappiamo che questa funzione, ora andremo a vedere, ma già possiamo ipotizzare che questa funzione serva a capire se siamo su un sistema operativo a 64 bit o meno. Quindi già la possiamo rinominare con IS64 bit OS, quindi è il nostro sistema a 64 bit. Entriamoci dentro per capire come fa a determinare se il sistema operativo è a 64 bit o meno. Ecco qui. Ok, allora viene fatto una get modulo handle, viene richiesto l'handle di kernel32DLL, viene preso l'indirizzo della funzione get native systeminfo e poi vediamo un po'. Sì, viene fatta una chiamata se riesce a ottenere questo handle, questo proc, questo indirizzo di questa funzione di getNativeSystemInfo, viene effettuata una chiamata a getSystemInfo. Dentro getSystemInfo, ovviamente, abbiamo i dati che ci dicono se il nostro sistema è a 32 bit o a 64 bit. Infatti, viene fatta la comparazione e poi viene spostato uno se il nostro sistema è a 64 bit o, nel caso contrario, viene fatto un XOR di EAX. E quindi verrà tornato 0. Quindi riassumiamo: tornerà 1 se il sistema è a 64 bit, o tornerà 0 se il sistema non è a 64 bit. In realtà, tra l'altro, questo 9, che ho preso dal risultato della getSystemInfo, è la definizione del processor architecture AMD64, ovvero se dentro ECX c'è, vediamo se lo possiamo anche rinominare. Vediamo se lo troviamo. Sì, ecco qui. Ecco qua, l'abbiamo rinominato correttamente. È la comparazione tra ECX, che a sua volta viene caricata col risultato del systeminfo, che è stato ottenuto in questa variabile, e in questa chiamata è salvato in questa variabile. Se effettivamente è a 64 bit, allora scatterà questa parte di codice che metterà, come abbiamo già visto, EAX a 1, altrimenti verrà fatto un XOR di AX a X e si ritornerà qui con il risultato in AX, che poi viene salvato in var20. Possiamo quindi rinominare questa var20 con IS OS 64 bit e un flag. Se è sì, se contiene 1, allora useremo questa stringa qui sotto, altrimenti verrà utilizzata, scatterà questa parte di codice, ovviamente questa porzione di codice, e verrà utilizzata quest'altra stringa. Continuiamo comunque ad analizzare, come vedete, il fatto che abbiamo rinominato alcune variabili ci torna adesso molto d'aiuto qui sopra, e continuiamo appunto l'analisi da dove eravamo arrivati. Allora, come possiamo vedere, qui EAX ed EDX vengono spostate rispettivamente nelle variabili che abbiamo rinominato sul GUID, sulla prima parte e con la seconda parte, quindi è molto probabile, anzi è sicuro, che questa funzione calcolerà questo GUID, quindi già la possiamo rinominare in get GUID. Sto cercando di essere il più sintetico possibile, però voglio anche fare tutti i passaggi in modo tale da rendervi chiare le idee, più o meno, ovviamente, su come si portano avanti questo tipo di analisi. Quindi entriamo dentro get GUID, vediamo che ci sono un bel po'. C'è una call, vengono fatti degli spostamenti di questi indirizzi di memoria, viene spostati in AX e poi viene fatto un OR di AX con quest'altro indirizzo di memoria. Ma se fate attenzione, già sappiamo che il risultato in AX è la prima parte, il risultato che viene spostato in EDX è la seconda parte. Quindi qua già sappiamo che questa è la prima parte, la possiamo rinominare. E questa è la seconda parte del GUID. Infatti, diamogli un'altra occhiata, giusto per sicurezza. Ecco, vedete che EAX viene spostato in questa variabile, che già sappiamo che è la prima parte, ed EDX viene spostato in quest'altra variabile, sappiamo che è la seconda parte. Quindi vuol dire che anche qui, alla fine, questo rappresenterà la prima parte perché viene spostato in EAX, e questo rappresenterà la seconda parte perché viene spostato in EDX prima del retarget. Quindi la funzione in realtà che calcola tutto ciò è questa qui. Per capire cosa fa, ovviamente la dobbiamo analizzare. Quindi ci clicchiamo due volte.
Allora, vediamo innanzitutto che c'è un API, una chiamata a questa API, get adapter addresses, che prende tutti gli indirizzi degli adapter di network che sono installati sul computer. Dopodiché vengono compiute diverse operazioni, però io direi che forse conviene vederla da un punto di vista diverso questa funzione, da più alto livello. Vediamo se riusciamo ad ottenere un decompilato. Ed ecco qui. Ora, ovviamente, vedendola così è più chiara perché viene allocato una quantità di memoria in LPMEM, viene chiamata l'API che ottiene tutti gli adapter, tutti i network adapter installati correttamente sul computer al momento. Vengono salvati in vengono salvati dove? Qui, che punta dell'LPMEM, che è LPMEM. Quindi, sin quando ci sono un numero, questa funzione semplicemente ciclerà tutti gli adapter trovati sul computer ottenuti da queste API, da questa chiamata. Per ognuno di essi verranno invocate queste funzioni. Andiamo a vedere velocemente cosa fanno queste funzioni. Gli vengono passati dei dati, V4, questa variabile 0 e 8. Andiamo a vedere cosa fa. E ci rendiamo conto che non fa altro che ciclare fino alla grandezza inserita in E3, passata in E3 che abbiamo appena visto che era 8, sì, 8, quindi inizializzerà il contenuto di A1 col valore, col char A2, A2 è 0, perfetto, quindi questo non fa altro, questa è la memset, la possiamo rinominare in memset. Sta facendo una memset sulla variabile, sulla porzione di memoria, sulla memoria B4, mettendo per 8 volte, mettendo 0. 8 volte successivi, ovviamente, negli indirizzi di memoria subito dopo, nei byte subito dopo. A questo punto possiamo analizzare anche questa funzione e possiamo vedere sempre che per il numero di volte contenuto nel parametro A3 copia la memoria da A2 ad A1. Quindi possiamo dire che questa è una memcopy. La possiamo rinominare in mem. Copy. Ups, anzi, ho messo un nome in più, memcpy. Ecco qui. Quindi andrà a copiare su V4 l'indirizzo fisico della scheda network rilevata attualmente, che sta analizzando attualmente. Ovviamente passerà anche la lunghezza, ovviamente, dell'indirizzo della scheda di rete, in modo tale da poter fare un memcopy. A questo punto viene fatto un OR tra V5, che in questo momento è 0, e V4, che sappiamo essere a questo punto l'indirizzo attuale della scheda che stiamo analizzando, l'indirizzo fisico della scheda attualmente analizzata dentro questo while, quindi lo possiamo rinominare con current adapter physical address. Ecco qua. Spero sia più chiaro ora. Sta facendo quindi, farà un XOR con l'indirizzo fisico della scheda di rete rilevata per ognuna delle schede di rete rilevate. Ovviamente, sin quando questo while è attivo, verrà fatto un XOR con l'indirizzo della scheda di rete rilevata, di tutte le schede di rete rilevate, diciamo, progressivamente. Cioè, dopodiché, adapter address passerà al prossimo adattatore di rete che è stato rilevato nel computer, quindi questo while continuerà sin quando questo non è null, quindi sin quando avrà analizzato tutti gli adattatori e avrà fatto l'XOR di V5 per ogni indirizzo fisico dell'adattatore rilevato. Spero sia chiaro. A questo punto viene chiamata questa funzione passandogli la memoria che aveva allocato inizialmente, e questa funzione, come possiamo vedere, non fa altro che chiamare una heap free, quindi la possiamo rinominare in free heap, semplicemente libera questa memoria allocata precedentemente, e poi viene chiamata quest'altra funzione. Entriamo e vediamo cosa fa. Come possiamo vedere, questa funzione chiama questa API get Windows Directory A per la salva nel buffer, per prendere appunto la path della directory di Windows. Questo è il risultato di questa operazione. Quindi se ha recuperato con successo la path della directory di Windows, la utilizza poi nella get volume information A, questo qui è il parametro con la path di Windows, per recuperare il serial number del volume dove è installato Windows. Quindi
A questo punto farà il return di volume serial number, riempito qui, ed è il volume, quindi, dove risiede la path dove è installata Windows, dove risiede la cartella di Windows. Quindi sta, nella maggior parte dei casi, prendendo il serial number del volume C, quello dove di solito è installata, è installato Windows, quindi dove si trova la cartella di Windows, e lo ritorna qui, in V0. Quindi già possiamo rinominare questa funzione, chiamandola get Windir volume serial number. Ecco qui. A sua volta questo P0, quindi che è il serial number del volume dove è installato Windows, viene passato a quest'altra funzione, questa qui. Entriamo, vediamo cosa ci fa. Vediamo che vengono fatti vari confronti di A2 e viene stabilito il valore di B2 in base a questa serie di if e di else, a questi controlli. Forse possiamo vederlo dal disassemblato, per avere qualche informazione in più. Qui in base al valore vengono fatti degli shift oppure dei move dell'XOR. Non è fondamentale, l'importante è sapere che poi questo valore calcolato qui, da questa funzione, che uno dei parametri appunto è il serial number del volume dove è installato Windows, appunto, poi viene utilizzato per fare un XOR con V5, che è V5 abbiamo visto prima, è l'XOR progressivo di ogni indirizzo delle schede di rete fisiche che sono state installate nel computer. Ecco qui, quindi il nostro GUID viene calcolato con questo XOR finale. Dopodiché, appunto, abbiamo visto che viene diviso in EAX e EDX, e per finire viene salvato in queste due variabili, come abbiamo già visto prima. Continuando la nostra analisi, vediamo che la stringa contenente le info viene pushata sullo stack e poi viene chiamata questa funzione, quindi viene passato questo buffer, in questo momento ovviamente è vuoto, viene passato a questa funzione per essere riempito. Quindi già io direi che possiamo rinominare questa funzione. La chiamerò, diciamo, get computer info. Ecco qua, così sappiamo cosa fa e possiamo andare ad analizzarla. Questa funzione vediamo come utilizza questa API per salvarsi il nome del computer, dopodiché fa un cut con il valore percentuale, quindi il nome del computer percentuale, dove sta salvando il buffer, e chiama questa funzione qui. Vediamo cosa fa. Anzi, prima di entrare facciamo un po' di rename per avere le idee più chiare. Questo qua lo possiamo rinominare con computer name, perché appunto poi dopo questa chiamata conterrà il nome del computer. Questo è un buffer che verrà utilizzato dopo, quindi intanto dobbiamo vedere cosa fa questa funzione. Vediamo subito che viene pushato la string explorer.exe a questa funzione qui, come primo parametro. Proviamo a utilizzare il decompilatore per avere un'idea di più alto livello, di cosa sta succedendo a più alto livello. Allora, viene pushata questa stringa explorer.exe a questa funzione e ci ritorna il process ID. Quindi questa funzione, vediamo cosa fa. Ok. Fa un enum e enumera tutti i processi, su tutti i processi, e quando trova il processo che gli interessa, vediamo un attimino se c'è qui dentro. Ok, prende l'image name dall'handle del processo, l'image name, ovvero prende il nome del file eseguibile in base all'handle del processo, e lo salva in image name. Ecco qui. A questo punto sappiamo che questa API restituisce la quantità di caratteri che ha messo in questo buffer, quindi questo in realtà è il numero di byte che caratterizzano la path dell'eseguibile di questo processo. Quindi verrà chiuso l'handle ottenuto precedentemente con l'open process. Se la quantità di byte, la grandezza, diciamo, della path di questo image file name recuperato è 0, allora ritorna 0. Altrimenti preparo una stringa per eseguire l'operazione di questo for. Vediamoci 92, ma faremo meglio a vederlo come carattere. Esatto. C'è una doppia slash che caratterizza il carattere, sono i caratteri che, anzi il carattere singolo, perché se vedete è la singola apice, un carattere speciale, che rappresenta una sottocartella, quindi verrà strippato. Se viene trovato, diciamo, nel nome del file questo carattere, verrà saltato e si riprenderà subito dopo la presenza di questo carattere nel nome del file immagine, il più 1, saltando proprio questo carattere. Alla fine, quando verrà eseguito il break, quindi quando finirà questo ciclo for, in lpstring 2 avremo il nome del file immagine che abbiamo ottenuto tramite
tramite questo handle, quindi tramite questa chiamata, questa API. Quindi io rinominerei direttamente questa lpstring 2 in p image file name. Ecco qui. Dopodiché viene fatto uno string copy tra il page image name che abbiamo recuperato e lpstring 1 che veniva passata a questa funzione come secondo parametro e viene ritornato 1. Quindi, in base alle scoperte fatte, questa funzione la rinominerei in get p image name from process. Ok, perfetto. Allora, a questo punto possiamo continuare. Ma prima rinominiamo anche questo string 1, che appunto come abbiamo visto è l'image name del file p recuperato, quindi lo chiamiamo p image name. Ecco qui. Tra l'altro, se vi ricordate, eravamo arrivati qui perché era stato passato Explorer come parametro a questa funzione, quindi questo è il nostro target, possiamo nominare in target name. Ed ecco qui che abbiamo la nostra funzione tutta rinominata, diciamo, tutte le parti sono state rinominate. Quindi questa funzione recupera il target name da ogni singolo processo che abbiamo ottenuto tramite questa lista. Una volta viene passato appunto il process ID, viene aperto l'handle come abbiamo visto e viene recuperato l'image name di quel processo, dove si è originato quel processo, ovvero il programma, l'eseguibile che ha avviato quel processo, dal quale si avvia quel processo. Dopodiché viene fatto un compare tra il page image name appunto recuperato e il target name per vedere se abbiamo trovato il processo che cercavamo. Se sì, viene ritornato il processo attuale, l'ID del processo attuale. Quindi questa la rinominerei in get selected process ID. Ovvero ci ritorna il process ID di questo target name, in questo caso di explorer.exe, dopo che fa tutte queste operazioni che abbiamo visto. Se il nome di explorer.exe corrisponde a quello del processo iesimo, quindi qua, come abbiamo già detto, lo recupera e qua lo confronta con quello target. Se quindi quest'if è positivo, è true, vuol dire che abbiamo trovato l'ID del processo, abbiamo trovato l'ID del processo, il processo che ha come nome quello che cercavamo e ne ritorniamo il suo ID. Altrimenti, se nessuno dei processi enumerati, gli stati, corrisponde l'image name che stavamo cercando, allora ritornerà meno 1. Torniamo indietro, a questo punto qui abbiamo l'ID del processo di Explorer e viene utilizzato, vediamo che viene utilizzato in quest'altra chiamata. Entriamoci dentro. Allora, vediamo. Allora, abbiamo delle stringhe qui che vengono passate in questi buffer name e soprattutto string 2. Vediamo un po'. Allora, viene riaperto il processo con un open process in ottenuto un handle. Viene preso il token, le informazioni riguardanti il token. Alla fine, comunque, viene chiamata questa API, lookup account seed, dove viene recuperato il nome dell'account e il domain name. Queste due informazioni vengono appunto scritte nei due parametri name e reference domain name, e quindi le riotterremo qui, le possiamo rinominare volendo. Quindi questo qua, vabbè, lasciamo il name però è l'username ovviamente, questo qua lo rinominiamo in domain name, perché è il nome di dominio recuperato con quelle API. A questo punto viene fatto un string copy in questo buffer del domain name, di questo carattere, quindi di questi due caratteri, di questi due slash, e poi del name, dell'account name, il nome dell'account che sta girando in questo momento su questo computer. E questo parametro era quello, questo lpstring 1 era il parametro che ci è stato inviato, che conterrà quindi questa stringa completa, domain name, slash slash, account name. Quindi questa funzione la rinominerei in get account name and domain name. Ecco qui. Perfetto. Possiamo continuare l'analisi. Chiudiamo questo. Torniamo qui. Facciamo ripartire il decompilatore. No, questa è quella appunto che avevamo già analizzato. Ecco, quindi possiamo andare ancora più indietro. Ecco qui. Quindi adesso sappiamo che
sta facendo, ha ottenuto l'account name e il domain name. Utilizziamo il decompilatore per andare un po' più veloci. Quindi li mette dentro string 2 e poi fa uno string cat tra le informazioni che aveva già recuperato, computer name, chiocciola, con get account name e domain name, che sono, come abbiamo appena visto, il nome dell'account e il nome del dominio. E ritorna 1 per segnalare che è riuscito a ottenere queste informazioni. Quindi torniamo ancora indietro. Abbiamo visto come funziona la get computer info. Credo che dovremmo andare un pochettino più veloci perché stiamo, se no questa analisi diventa, ovviamente quando si fanno queste analisi si impiega sempre un bel po' di tempo. Comunque possiamo andare un po' più sotto, vediamo che questo qui, ah, qua c'è un errore, abbiamo scritto id address mentre era ip address. Ecco, qui vediamo come viene recuperato l'ip address con questa funzione. Apriamo il decompilatore. Ecco qui. Allora, vediamo, viene creato un buffer, beh c'è questo lp string, è quello che sta passando, che poi conterrà in realtà l'ip finale dopo che lo recupereremo. Ok, viene fatto questa chiamata passandogli questo indirizzo IPFI. IPFI è semplicemente un servizio, un sito internet che restituisce, chiamando api.ipfi.org, restituisce l'IP della macchina che si è collegata a questo sito. Vediamo appunto, viene passato come primo parametro a questa funzione, vediamo cosa farà questa funzione con questo parametro. Ok, questa funzione, vediamo un po', c'è una internet crack URL A per dividere i componenti della URL. Sta qui, vediamo, ok, sta qua si prepara questo user agent, facciamo attenzione a questo user agent perché potremmo utilizzarlo in seguito tra gli IOC oppure per cercare questo malware magari scrivendone una rule di Yara, insieme anche alla stringa che abbiamo visto prima, sono abbastanza importanti. Vediamo che c'è, ok, una HTTP open request con get, il parametro che abbiamo passato era questo qua, l'URL, ok, fa la get, send request, c'è una internet read file, che appunto effettuerà l'operazione della lettura del risultato della get, poi in realtà questa è la request. Ok, quindi la possiamo rinominare questa funzione come HTTP get. Perfetto. Questo è un HTTP get che farà una get di questo indirizzo, del contenuto di questo indirizzo, con quella read che abbiamo visto e quell'user agent che abbiamo scoperto. La metterà in buffer. A questo punto il buffer poi tramite questa string copy viene copiato nel parametro, questo qui, quindi questo in questo momento conterrà il nostro IP pubblico, o altrimenti se questa get dovesse fallire verrà utilizzato questo indirizzo IP hardcoded che non è significativo 000. Quindi se dovesse fallire la get dell'indirizzo IP reale pubblico di questo computer verrà scritto nell'lp-string del primo parametro, verrà tornato questo indirizzo fittizio. Ok, abbiamo scoperto quindi come viene recuperato l'indirizzo IP pubblico. Possiamo tornare indietro. Ecco qui, questa l'abbiamo analizzata, abbiamo visto come viene ottenuto. Quindi questa qui la possiamo rinominare questa funzione con get public IP address. Ecco qui. Ok, rimane da capire adesso come viene presa questa hex string. La version ormai ce l'abbiamo, sì, perché rimane soltanto questa hex string in realtà, e poi da vedere, da analizzare questa get build string, che è importante perché qui Ansible inizierà a fare la decodifica, la decryption della sua configurazione. Poi noi dobbiamo scrivere uno scriptino in Python per poterla estrarre anche noi dai vari sample di Ansible. Quindi dovrà essere abbastanza generic per estrarre la configurazione non soltanto da questa versione di Ansible, ma anche da altre versioni della stessa famiglia. Comunque andiamo a vedere un po' come viene preso il parametro ext. Extra, questo qui, viene chiamata questa funzione, andiamo ad analizzarla. Vediamo subito che viene chiamata questa API numeric domain trust A. Dobbiamo utilizzare il decompilatore per andare un po' più veloci. Ok, viene quindi presa una lista dei domini che è formata da queste strutture, PDS domain trust A, e viene anche ottenuta la quantità di questi domini, quindi il numero di queste strutture, che abbiamo in domains, nella variabile domains. Se questa chiamata non va a buon termine, quindi ritorna 0, se il domain count non ci sono domini ritorna 1, altrimenti andrà a ciclare dominio per dominio, in base ovviamente al numero di domini che siamo riusciti a ottenere, prendendo il nome del dominio attuale, lo mette in st1, lp-string 1 scusate, lo concatena con un punto e virgola, e poi se è presente per quel dominio è anche presente
del DNS domain name, lo andrà a concatenare a sua volta a LP string 1. Quindi LP string 1 sarà una serie di nomi di dominio, punto e virgola, nome del DNS del dominio, punto e virgola, e così via per tutta la lista di domini recuperati. Quindi a questo punto io rinominerei questa funzione in get local domain trust data. Ecco qui, perfetto. Possiamo tornare indietro, quindi torniamo allo pseudocodice, non mi ricordo se no, è questo qui, ok, è questo qui, quindi l'abbiamo analizzata tutta questa funzione. Possiamo tornare ancora indietro. Ed ecco qui come abbiamo scoperto il parametro extra, come viene recuperato. Abbiamo recuperato tutti i parametri che ci servono per valorizzare questa stringa, tranne la parte build, l'informazione build, questa stringa. Questo è molto importante perché adesso andremo a vedere come Ansidor per recuperare questa stringa comincerà a decifrare parte della sua configurazione. Quindi andiamo a vedere cosa c'è dentro questa funzione getBuildString. Ecco qui. Allora vediamo che c'è già una heap alloc, una memcopy. Utilizziamo il decompilatore per andare più veloci. Ecco qui. Allora viene allocata della heap, probabilmente viene fatta anche una memcopy tra questa memoria che è stata appena riservata e quest'altra memoria della grandezza di 2000 esadecimale. Vediamo un po' cosa c'è qui. Ok, ci sono dei dati. Ora, questi dati probabilmente saranno la configurazione cifrata. Quindi torniamo allo pseudocodice. La rinominiamo. Io ovviamente lo so perché l'ho analizzato prima, però diciamo a colpo d'occhio potete vedere che c'è una funzione che si chiama, appunto, abbiamo capito che è una getBuildString e vediamo che la va a recuperare da una cozzaglia di byte che non sono dell'ASCII normale, quindi è chiaro che ci sia uno strato di cifratura, no? Quindi possiamo rinominarla in encrypted build string, o comunque parte della configurazione, viene copiata su quest'area di memoria che è stata appena riservata e dopodiché viene passata a questa funzione. Quindi io direi che questa qui è la stringa decifrata, perché se vedete la torna pure, la utilizza nel retard. Quindi la possiamo direttamente già rinominare in decrypted build string. Ecco qua. Quindi abbiamo una stringa che sarà quella che conterrà la build string decifrata con la memoria che abbiamo allocato. Viene copiata la stringa di build cifrata nella stringa che sarà da buffer, diciamo che poi alla fine sarà quella decifrata. E lo vediamo anche perché viene tornato, ovviamente. Dopodiché viene chiamata questa funzione passandogli la grandezza, evidentemente, sì, di questa area di memoria che è la nostra decrypted build string. E andiamo a vedere cosa fa. Quindi questa qui probabilmente decifrerà la configurazione, già la possiamo nominare in decrypt and get configuration. Ecco qui, andiamo ad analizzarla. Allora, vediamo che ci sono varie API, varie chiamate, soprattutto alcune sono crittografiche, fanno parte di crittografia, soprattutto c'è una create hash, una hash data, una derive key e poi una decrypt. Vediamo nel dettaglio adesso cosa fanno. Ma prima di entrare nel dettaglio, vediamo un attimo, un'ultima volta, quali sono i parametri che vengono passati a questa funzione. Come abbiamo visto già, viene passata la stringa attualmente cifrata alla configurazione, viene passato questo valore esadecimale e poi viene passato questo pbData e questo 8, questo 8U. Entriamo un attimo in pbData a vedere cosa contiene. Ecco qui c'è questo esadecimale, che ora scopriremo perché è importante. Torniamo allo pseudocodice, entriamo nella funzione. Allora, vediamo che questo pbData viene utilizzato come parametro in questa crypt hash data. Questo in realtà, allora, questo qui, questo numerino che vedete, vediamo se riusciamo a rinominarlo con cosa rappresenta veramente. Andiamo ecco qui, sul disassemblato. Dovrebbe essere, ecco qui, ed è calsha. Perfetto. Facciamo anche la stessa cosa con l'altro id dell'algoritmo, questo qui, tasto destro. Andiamo su Symbolic Constant e scegliamo calc RC4. Ecco qui. Ora, quando torniamo nello pseudocodice, anzi, chiudiamo e riapriamolo così viene aggiornato. Ecco qui un colpo di F5 viene aggiornato. Sappiamo quali sono gli algoritmi che vengono utilizzati. Il primo per creare l'hash e gli viene passato, eccolo qui, calc sha.
SH, gli viene passato PB data che l'abbiamo visto precedentemente essere la chiave. Quindi andiamolo di nuovo a vederlo velocemente. Eccolo qui, questi qui. Anzi, facciamo una cosa, copiamoli, così adesso andiamo a utilizzarli, a decifrarli. Quindi li possiamo copiare andando su Edit e cliccando su Export Data. Li copiamo e li utilizzeremo con un tool online molto utile che si chiama CyberSearchF. Eccolo qua. Quindi iniziamo un po', anzi, mettiamo un attimino qui da parte. Torniamo per vedere come vengono utilizzati lo pseudocodice. Viene creato un algoritmo, in questo caso è SHA. Quindi torniamo un attimino su CyberChef. Ecco qui. Mettiamo la chiave che abbiamo copiato. Scegliamo From X. Ecco qui. Selezioniamo SHA1, ecco qui, e ci viene fuori questo risultato, questa stringa. Ora, però, dobbiamo tenere traccia, dobbiamo tenere a mente un dettaglio. Praticamente, nel momento in cui andiamo a creare questo hash, no, a utilizzare questo hash che abbiamo calcolato con CyberChef, vediamo qui che c'è questo parametro nel crypt derive. Questo parametro è la lunghezza della chiave, soprattutto la parte che ci interessa è la parte alta, questa qui 28 in esadecimale. Per avere la lunghezza reale di questa chiave che andremo a utilizzare, quella che abbiamo calcolato, dobbiamo fare 28 esadecimale diviso 8, 8 bit. Quindi 28 diviso 8 fa 5, dobbiamo copiarci 5 byte dalla stringa che abbiamo ottenuto con CyberChef per poter utilizzare come chiave. Quindi torniamo un attimino su CyberChef. Ecco qui. Andiamo a copiarci esattamente 5 byte da qui, 1, 2, 3, 4, quindi 1, scusatemi, 1, 2, 3, 4, 5. Questa sarà la nostra chiave. Possiamo, io ho aperto un'altra istanza di CyberChef, possiamo utilizzarla come chiave impostandola RC4, quindi ci creiamo questo RC4, selezioniamo esadecimale, mettiamo i 5 byte che abbiamo copiato. A questo punto siamo pronti per decifrare la configurazione. Spostiamo un attimino CyberChef. Ecco qui. Torniamo sul nostro AIDA. Copiamo 'ci la parte che dobbiamo decifrare, che era appunto questa qui, che veniva da qui. Eccola qua. Anzi, possiamo selezionare i primi byte. Così, cliccare su Edit, Export Data e copiarcela tutta. Ok, torniamo a questo punto al nostro CyberChef. Eccolo qui. Utilizziamo i byte copiati come input. Selezioniamo qui X. Ed ecco qui che abbiamo la nostra configurazione. Quindi abbiamo la prima stringa che è la build che stavamo appunto cercando e poi abbiamo una serie di indirizzi HTTP, indirizzi che finiscono con form.php, indirizzi HTTP separati da una pipe e questi andremo a vedere successivamente come vengono utilizzati. Quello che ci interessava però era recuperare la build, questa qui, e vedere anche come decifrare la configurazione di Ansible, perché poi questo passaggio abbiamo fatto con CyberChef, poi faremo uno scriptino in Python per estrarla, come abbiamo fatto qui, decifrarla. Quindi abbiamo recuperato la build, possiamo tornare, possiamo chiudere CyberChef e tornare ad AIDA. Ecco qui. Quindi tutti i risultati di queste operazioni alla fine ci porteranno a quella stringa che abbiamo decifrato, quel build number che abbiamo ottenuto. E tornando indietro, abbiamo scoperto come viene ottenuto appunto questo build number. Ormai questa stringa è completamente valorizzata e successivamente vedremo cosa succederà, perché questa stringa è una stringa di recon che viene utilizzata da Ansible per comunicare la sua presenza, ovvero che è riuscito a infettare un computer. La invierà ovviamente valorizzata al server C2 e nella prossima puntata vedremo appunto come questa stringa viene inviata e cosa Ansible farà con gli indirizzi che abbiamo visto nella configurazione.
con l'indirizzo HTTP, finiscono con forum PHP che abbiamo visto nella configurazione. Per questo video è tutto. Se siete arrivati fino a questo punto, vi faccio veramente i miei complimenti, perché immagino che sia. Cioè, no, immagino, sono certo appunto che non è complicato seguire tutto questo disassembly, tutto questo decompilato. Viene estremamente difficile anche a me spiegarlo, quindi immagino impararlo. Cioè, ci sono passato anch'io, quindi capisco benissimo le difficoltà che ci sono, però se siete arrivati fino a questo punto vi faccio i miei complimenti. Questa è la prima metà del video, nella prossima metà vediamo appunto, come dicevo, cosa succederà con quelle stringhe e come poi alla fine verrà eseguito, diciamo, il payload che viene ottenuto da quei server. Per il momento, per questo video è tutto, vi faccio ancora i miei complimenti, ci vediamo al prossimo video. Buon reversing, ciao!